Ottiche Canon con la monta RF. Se abbiamo l'anello rosso costa troppo, se non abbiamo l'anello rosso performa troppo poco. Come fare a scegliere l'ottica giusta per la nostra fotocamera mirrorless in questo labirinto di offerte e di prodotti che Casa Canon ha immesso sul mercato? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking. Vado a realizzare un contenuto su una richiesta che mi è arrivata nei commenti da un utente, un argomento che ho trovato abbastanza interessante da dedicargli un video intero. Ma prima di cominciare vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano, quindi recensioni di prodotti, tecnica, fotografia, videomaking, design, post-produzione, Photoshop, chi più ne ha più ne metta, potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, attivate anche la campanella così non vi perdete neanche una notifica, mettete anche un like a questo video così mi date una grossa mano. Andiamo a parlare dell'ottica RF 15-30 mm, un'ottica ormai non più nuova, è arrivata, c'è sul mercato, si trova, è un'ottica per fotocamere mirrorless con la monta RF, quindi monta che abbiamo imparato a conoscere e qualche volta apprezzare, qualche altra volta no, perché le ottiche sono molto costose e ogni volta che esce un nuovo prodotto che non ha l'anello rosso, quindi non è un serie L e quindi costa un po' di meno, ci rendiamo proprio conto che è un prodotto che è stato un pochino demolito dal marketing in maniera tale da proteggere le lenti più costose nella loro fascia di mercato. È proprio il caso di questa lente. Se andiamo a vedere le caratteristiche ci rendiamo conto che è un'ottica che passa da f4.5 al massimo grandangolo a f6.3 se andiamo a zoomare tutto avanti, quindi è una delle ottiche più buie che sono state immesse sul mercato negli ultimi anni. Forse viene battuta solamente dal 24-105, che addirittura è un F4 che arriva a F7.1 se tutto zoomato avanti. Quindi sono delle ottiche che nascono fortemente menomate. L'intento è chiaramente quello di dire: se non ti puoi permettere le lenti di fascia alta che hanno l'apertura fissa, ti prendi queste ottiche che non ti permetteranno mai di lavorare come un professionista. Professionalmente tu non puoi lavorare con un'ottica del genere. Io dico professionalmente perché è il mio primo pensiero, però è evidente che se io non sono un professionista, ma comunque ho delle esigenze di magari scattare con poca luce, scattare la sera o cose del genere, o comunque scattare a mano libera, faccio molta fatica con lenti come queste. Le devo usare sempre col grandangolo per cercare di recuperare un po' di luce, ma questo non è il ragionamento corretto da fare. Io dovrei essere libero di scegliere la focale che voglio per fare lo scatto che mi serve, non pensare: allora se zoomo perdo luce quindi non devo zoomare, cioè così è veramente una tortura. Per quanto questa sia anche un'ottica che ha dei punti di forza, per esempio ha la stabilizzazione, cosa che c'è anche sulla serie L, quindi qui non stiamo andando a guadagnare niente, è più piccola rispetto all'omologa di serie L, quindi pesa un pochettino di meno. Per quanto riguarda le prestazioni di messa a fuoco, qui abbiamo l'STM, quindi è una buona messa a fuoco, silenziosa, funziona bene, da quel punto di vista niente da dire. Il prezzo è una caratteristica che salvo su una lente come questa, perché obiettivamente io utilizzo il 14-35 RF, è una lente che mi è costata uno stipendio letteralmente, quindi è una lente che secondo me costa troppo anche in relazione a quello che ti dà, perché il 16-35 monta EF costava, credo di averlo pagato, 1200, ed è una lente migliore del 14-35, quindi assolutamente sovrapprezzato a parer mio. Questo 15-30 perlomeno ha una fascia di prezzo che reputo interessante. Io qui lo vedo prezzato a 549 euro, che è una cifra, mi sembra tutto sommato, consona per una lente di quella fascia, che però non è esente da difetti, perché a quanto pare questa voglia matta di avere questi grandangoli così spinti non è supportata da una sufficiente ricerca e sviluppo, nel senso che io riscontro questo problema sia sul 14-35 sia su questo 15-30. Mi sono andato a vedere dei sample, presentano esattamente gli stessi difetti ottici, difetti molto gravi. Entrambe le lenti, se utilizzate al massimo grandangolo, quindi a 14 o 15 mm, presentano una vignettatura a dir poco esagerata e una distorsione a barilotto che è veramente imbarazzante. Ora, io mi rendo conto che non è facile progettare delle lenti in maniera tale da renderle prive di distorsione, è assolutamente complicato, e mi rendo anche conto che qui la scelta è stata palesemente quella di dire: deleghiamo al corpo macchina di fare tutta una serie di correzioni, perché poi ci sono le
le correzioni sui vari corpi macchina su cui li andiamo a utilizzare, ci sono l'attenuazione della vignettatura, l'attenuazione della distorsione, sono cose che uno può usare, ma sono cose che uno potrebbe anche non voler usare perché ha bisogno dell'immagine grezza, perché poi la deve lavorare e farci delle altre cose. E quindi se noi guardiamo al netto della situazione, la lente, la progettazione della lente poteva a mio parere essere un pochino più rigorosa, potevano darci delle ottiche con meno vignettatura, con meno distorsione, sono assolutamente convinto di questo e lo sono perché mi è capitato di provare l'ottica EF, quindi un'ottica vecchia, l'1124 mi sembra, è un'ottica strepitosa, ho riscontrato meno problemi con quell'ottica nonostante il grandangolo fosse più spinto perché era un 11, non un 14 o un 15, quindi si può fare, è possibile creare delle lenti che nonostante regalino degli angoli di campo molto molto ampi presentano meno problemi di così. Certo, l'1124 è una lente enorme, è molto grande, queste sono ottiche più piccole, quindi probabilmente il pensiero è stato quello di sacrificare un pochino di precisione dell'ottica in favore di dimensioni più compatte, di un peso un po' più contenuto. Io questo lo capisco anche, è in linea con l'ottica mirrorless. Diciamo che lato professionista io guardo la qualità e dico queste lenti vanno bene, funzionano anche, però mi obbligano a fare un passaggio in più, mi obbligano a fare una lavorazione in più, mi obbligano magari a sacrificare qualche pixel per andare a correggere la distorsione, mi obbligano a fare del lavoro supplementare per andare a mitigare la vignettatura. Questa è una cosa di cui io non sono contento, soprattutto a fronte dei soldi che ho sborsato per portarmi a casa queste ottiche. Ora, come detto, questi problemi ci sono tanto sulla serie L quanto sulle ottiche non di serie L, quindi avrei trovato più grave il contrario, avrei trovato più grave che i problemi ci fossero stati sulle lenti con l'anello rosso e che non ci fossero stati sulle ottiche un pochino più economiche. Quindi ci sta che il 1530 abbia questi problemi, assolutamente ci sta, perché deve essere in linea con le serie L, sennò non avrebbero capito niente. Ora, per chi è questa lente? Per chi può essere? Per come la vedo io, non è una lente per professionisti. Perché mettiamoci bene in testa, con un'ottica come questa scordiamoci di scattare matrimoni, scordiamoci di scattare battesimi, scordiamoci di fare eventi in notturna con poca luce, scordiamocelo proprio, perché comunque se anche è vero da una parte che le fotocamere mirrorless hanno una buona di solito tenuta ad alti ISO, sto pensando per esempio alla R6, sto pensando alla R5 soprattutto, che è una fotocamera allucinante da quel punto di vista, regge gli alti ISO benissimo, però non è questo il modo corretto di lavorare. Il modo corretto di lavorare è avere un'ottica veloce quando si scatta al buio, in maniera tale che gli ISO alti siano una sicurezza, ma non una norma. E comunque a livello professionale scattare con gli ISO alti non è mai bello, perché comunque ti fa sacrificare delle altre cose, quindi personalmente per esempio non me la sento di farlo, è una scelta che non faccio. Preferisco spendere un pochino di più, in questo caso tanto di più, per avere comunque uno standard qualitativo che mi permette di andare dal mio cliente e dire «io faccio questa roba qua». Se tu vuoi questa roba qua vieni da me e mi dai quella cifra. Se ti accontenti di una cosa fatta meno bene, e in questo caso ragazzi non è colpa del fotografo se la fotografia esce meno bene, è colpa dell'ottica, e se il mio cliente si accontenta di una cosa fatta meno bene può andare da un fotografo che ha investito meno in strumentazione e quindi si fa fare le foto in un'altra maniera. Sicuramente a livello qualitativo vai a perdere parecchio, perché comunque passare da un F4, per esempio, il 14-35 è un F4 diaframma fisso, quindi io posso scattare F4 su tutte le lunghezze focali. Se vado a usare il 15-30, se io voglio scattare a 30 mm sono F6.3, cioè è uno stop e un terzo di meno, cioè vuol dire che perdo più di metà della luce, è tanto, cioè metà della luce è tanto, per cui è una perdita molto considerevole e significa che non riuscirò a lavorare bene, non riuscirò a lavorare come voglio io. Per cui discorso professionale escluso, questa lente non è per professionisti, questa è una lente che può essere per principianti, può essere per amatori non evolutissimi, anche se volete il mio parere non è una lente da amatori evoluti, io conosco amatori evoluti che spendono più di me in macchine fotografiche, quindi questa secondo me non è un'ottica da amatore evoluto. Un amatore evoluto piuttosto prende un'ottica EF vecchia con l'adattatore, piuttosto che prendere questa, un amatore evoluto piuttosto prende un 17-40 e ci mette l'adattatore, pacifico. Questa può essere una lente carina da usare in viaggio secondo me,
siete in viaggio, in vacanza, volete portarvi dietro una roba leggera che non pesi tanto, sbarazzina da usare così, questa è una lente che può andare bene. Quindi se non avete esigenze alte, se è una cosa così, un hobby, un passatempo, senza troppe pretese, quest'ottica può essere carina da portare con noi in viaggio, proprio perché costa poco, è piccola, quindi ci dobbiamo preoccupare relativamente. Faccio fatica onestamente a trovarli degli altri utilizzi, però ci provo e adesso faccio del mio meglio, ve ne trovo almeno altri due. La si può utilizzare sicuramente per fare fotografia o video in una situazione di luce controllata come questa qui dove lavoro io, per esempio. Io qui sono in luce controllata, quindi a me non interessa che ci sia un f6.3. Io qui nel mio studio posso usare un f6.3 perché tanto agisco di conseguenza con le luci e quindi senza alzare gli ISO riesco ad avere l'esposizione che voglio per una situazione particolare, appunto, di luce controllata. Un altro contesto dove possiamo sicuramente utilizzare questa lente può essere il paesaggio o la fotografia notturna, perché quando noi facciamo paesaggio o fotografia notturna siamo su treppiede e stiamo scattando a f8, f9, quindi in quel caso non ce ne frega più niente del fatto che ci sia un'apertura minima un pochettino penalizzante, non ci interessa più perché tanto noi scattiamo f8, f9, f11, quel che è, non andiamo oltre f11, sennò c'è la diffrazione, perdiamo nitidezza su tutto il fotogramma, però tra f8 e f11 dovremmo avere la massima nitidezza su tutto il fotogramma, quindi se stiamo facendo qualcosa di questo tipo, quindi paesaggio, fotografia notturna, fotografia urbana, cose di questo tipo, lunghe esposizioni, tutti questi generi fotografici possono benissimo avvalersi di un'ottica come questa, con le dovute correzioni in post-produzione, andremo a rimuovere la vignettatura, rimuovere quanto più possibile la distorsione, rimuoverle completamente non è possibile, però si possono mitigare fino a renderle pressoché invisibili. Nel caso appunto in cui operiamo su cavalletto, questa apertura così sacrificata non ci pesa più e quindi possiamo utilizzare l'ottica in tranquillità. Per cui in soldoni secondo me ci sono due possibili utilizzi per quest'ottica, un utilizzo molto amatoriale e un utilizzo molto consapevole, ovvero se io sono un esordiente totale prendo questa lente, costa poco relativamente, sono comunque 500 euro, prendo questa lente, costa meno di altre lenti migliori, prendo questa che va bene per cominciare, così prendo la mano, va benissimo, non ho grosse pretese perché non ho termini di paragone. Essendo magari la mia prima ottica, non ho termini di paragone, mi va bene, a me non andrebbe bene una lente così. Io ho termini di paragone, ho lavorato con ottiche stratosferiche e quindi per me lavorare con un'ottica come questa diventerei letteralmente matto, cioè non riuscirei a fare niente, ogni cosa che mi viene in mente non riuscirei a farla per colpa dell'apertura variabile o comunque lavorerei a fatica e a stento perché ogni volta dovrei andare a ricordarmi che ogni volta che cambio lo zoom c'è un cambio anche di esposizione da fare, sarebbe intollerabile, così intollerabile che preferisco spendere dei soldi per prenderne una che questi problemi non ce li ha. Nel momento in cui comincio queste paturnie non ce le ho perché è la mia prima, quindi prendo quello che c'è, non è che sto a pensare che potrei avere di meglio, non lo so, comincio da quella, quindi se sto cominciando va bene anche se sono estremamente consapevole di quello che sto facendo. E vi faccio proprio l'esempio mio: perché io prendo il 16-35 f4 e non prendo l'f2.8? Perché io prendo il 14-35 f4 e non il 15-35 f2.8? Perché io sacrifico tutta questa luce? È la stessa cosa se ci pensate, ho sacrificato tantissima luce, più di uno stop di luce ho sacrificato. Perché? Perché io ho pensato, ho fatto una scelta consapevole, mi sono detto: questo grandangolo per cosa lo userai? Lo userai per fare matrimoni? No, i matrimoni non ne voglio fare, non mi interessano. Lo userai per fare eventi al buio? No, neanche, non mi piace quel tipo di, cioè non sono dentro quel tipo di fotografia, non è il mio, quindi non la faccio. La userò per fare paesaggio per i cavoli miei, io, vabbè, se qualcuno mi volesse pagare ben venga anche quello, però di solito faccio paesaggio per i cavoli miei perché mi diverto, ma soprattutto faccio fotografia di interni e fotografia industriale con queste ottiche, per cui sono sempre sul cavalletto, per cui l'f2.8 a me non serve. Ho fatto una scelta consapevole e mi sono detto: devo pagare 1000 euro in più per avere della luce che poi non uso, oppure posso lasciargliela quella luce e tenermi un po' dei miei soldi? È semplicemente questo il trade. Se avessi voluto l'ottica più luminosa la pagavo di più e poi potevo scattare anche a mano libera, ma a me non serve perché io scatto quasi sempre sul cavalletto, posto che poi sono ottiche stabilizzate, quindi faccio anche i miei scatti a mano libera, soprattutto di giorno, soprattutto se c'è luce, ma quando non c'è luce io lo so che non c'è luce, quindi scatto su treppiede, quindi ho risolto il problema alla base. Se fate questo ragionamento riuscite più o meno a
a capire in che tipo di fascia siete e capire che cosa vi serve. Indubbiamente, se mi dite, guarda, io voglio il 15-30 mm per andare a fare eventi in discoteca, cavolo ragazzi, lì la cosa è una sola, dovete avere un flash eccezionale, perché per illuminare una scena buia con una lente come quella dovete avere un flash bello prestante, non ci sono cavoli, o così o così, o se no le foto non le fate, quindi quello è un problema. Se invece mi dite, ci faccio fotografia in studio con i flash, quindi flash professionali, lì non c'è problema, lì il 15-30 va bene. Se mi dite che fate paesaggio su treppiede, paesaggio notturno, fotografia di interni, fotografia architettonica, qualsiasi cosa per cui state su treppiede, anche lì problemi non ci sono più. È proprio una questione di consapevolezza. Siamo appunto consapevoli che non è un'ottica eccezionale, eh? Non è un'ottica stratosferica, è un'ottica che si lascia utilizzare e che per il prezzo che ha risulta allettante. Non me la sento di dire che sia una bella lente, è una lente che ha una buona nitidezza, soprattutto se la chiudiamo verso da f6.3 in su, quindi a f7.1, f8, f9 dovrebbe avere un dettaglio assolutamente decoroso, se non anche gradevole, quindi un'ottica che comunque si lascia utilizzare, un'ottica leggera, stabilizzata, che possiamo usare per foto, possiamo usare per video, ha l'autofocus STM che performa benissimo, rapido, silenzioso, quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. È proprio la qualità d'immagine e l'esperienza d'uso che è un po' sacrificata, secondo me. La qualità d'immagine perché comunque ha troppa vignettatura e troppa distorsione, e l'esperienza d'uso perché comunque non possiamo andare a utilizzarla con serenità, dobbiamo sempre pensare che appena zoomiamo un pochino perdiamo metà della luce, quindi dobbiamo alzare gli ISO. Ovviamente è possibile valutare un'ottica come questa se è un momento in cui non si hanno proprio i soldi per comprare il top di gamma, non dico di no. Diciamo che in ambito sia hobbistico sia professionale la considererei un'ottica di passaggio. Posso capire che uno dica prendo il 15-30 mm perché voglio capire se mi piace quella lunghezza focale senza dargli 2000 euro per prendere un'ottica più costosa, questo lo capisco benissimo. Se uno vuole capire di che tipo di lunghezza focale stiamo parlando, ci sta tutta la vita a comprare una lente come questa, perché così uno capisce se gli piace quella lunghezza focale, poi può un giorno rivenderla e prendersi qualcosa di più progredito. Se invece, è pacifico, magari quella lunghezza focale non piace, magari quella lunghezza focale non ci soddisfa, decidiamo che vogliamo l'85 mm e quella la buttiamo via, e allora ci sta, abbiamo capito che quello non faceva per noi e l'abbiamo capito senza spendere una barca di soldi per prenderci la lente con l'anello rosso. Ci sta tutta la vita, ragazzi. A questo punto io vi chiedo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Qualcuno di voi l'ha provata, ce l'avete, vi è piaciuta, non vi è piaciuta, fatemelo sapere, fatemi sapere anche su cosa l'avete montata. Io vi ricordo che potete sempre sostenere questo canale semplicemente iscrivendovi, attivando anche la campanella, lasciate anche un like a questo video, a voi non costa nulla, per me vale oro. Signori, con questo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video.